Una buona giornata, buon lunedì e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la politica perché sta destando scalpore l'apparentamento siglato ad Ortona tra Angelo Di Nardo e Ilario Cocciola. Il primo di ispirazione centrodestra è giunto terzo al primo turno, ha deciso ufficialmente di appoggiare il candidato di ispirazione centrosinistra per provare a battere il primo cittadino uscente, Leo Castiglione. I dettagli nel servizio di Stefano Recanati. Una scelta dettata dall'esigenza di cambiamento espressa dai cittadini ortonesi. Così Angelo Di Nardo sulla decisione di appoggiare Ilario Cocciola al ballottaggio del 26 giugno. Un apparentamento fisiologico, lo ha definito Di Nardo, dapprima annunciato sul palco e poi firmato davanti al segretario comunale, che fa sì che le liste di Di Nardo in quota Fratelli d'Italia e Lega si colleghino al candidato Cocciola, una parte del centrosinistra, portando, in caso di vittoria, ad avere per Fratelli d'Italia un seggio in più. L'accordo apparenta per il ballottaggio due coalizioni che complessivamente al primo turno hanno raggiunto il 56% dei consensi. Ilario Cocciola, sostenuto dalle liste Democratici per Ortona, Ortona Popolare, Ortona Coraggiosa, Il Faro, Ortona Cambia, UDC, Ortona Territorio, ha incassato il 35,13% dei consensi. Angelo Di Nardo il 20,39%, sostenuto dalle liste Lega, Libertà e Bene Comune per Ortona, Ortona Sociale, Fratelli d'Italia, Ortona Futura. Ma In quando questo ti modo devi i due candidati confrontare giunti al secondo e al terzo posto nel primo turno con proveranno a l'interesse battere il sindaco collettivo, uscente Leo anche Castiglione. voi. Un accordo storico raggiunto per senso di responsabilità, ha commentato Cocciola, che mette la città di Ortona al centro di tutto, al di là delle storie personali e delle personali visioni politiche. Dall'altra parte, Leo Castiglione, che al primo turno ha riportato il 42,25% dei consensi, ha definito questo accordo fantapolitica. Restiamo fedeli e coerenti ai cittadini e alla città, perché abbiamo Ortona nel cuore, il commento sui social. Una scelta, quella di unire le forze, che ha suscitato la reazione del mondo politico abruzzese. Contrordine compagni, celeiamo con i camerati, ha postato l'onorevole d'Italia Viva Camillo D'Alessandro, che chiama l'ex sindaco di Francavilla Antonio Luciani e Giovanni Legnini a dare risposte. Immediata, quella di Luciani, il quale ribadisce come né PD né Italia Viva abbiano presentato liste a sostegno dei candidati ortonesi e mette altra benzina sul fuoco, affermando come Angelo Di Nardo con il suo gruppo possa apportare energie positive alla squadra guidata da Ilario Cocciola. Cambiamo argomento, adesso crescono i positivi in Abruzzo, ma le ospedalizzazioni non destano preoccupazioni. Sulla situazione post-emergenza sanitaria abbiamo ascoltato il professor Jacopo Vecchiette. Paolo Renzetti. L'aumento di contagi da Covid-19 nell'ultima settimana della nostra regione sta creando un po' di apprensione nella cittadinanza, ma come ha spiegato questa mattina ai nostri microfoni il professor Jacopo Vecchiette, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, la situazione deve essere analizzata bene. Probabilmente il ruolo essenziale è legato a queste due sottovarianti di Omicron che hanno dimostrato di essere particolarmente capaci di contagiare, però il dato positivo è che a fronte di questo numero così elevato di soggetti contagiati noi non abbiamo un elevato numero di soggetti che hanno bisogno dell'ospedale. A far sperare sono anche i progressi della medicina con i nuovi vaccini. Noi non siamo ancora usciti dalla pandemia, siamo in una fase nuova, sicuramente la vaccinazione ha avuto un ruolo fondamentale e io credo che la, diciamo, soluzione definitiva passerà attraverso le nuove vaccinazioni che hanno anche le varianti che in questo momento stanno circolando, però è innegabile che la preoccupazione non è per oggi o domani o nei prossimi giorni, è per quello che potrebbe accadere in termini di contagi a settembre-ottobre. Se dovessero aumentare il numero dei contagiati, noi sappiamo che una quota parte è per anzianità, è per fragilità, è per patologie croniche di tipo cardiaco o respiratorio, poi ha bisogno dell'ospedalizzazione, quindi i numeri potrebbero modificarsi. Lei prima parlava di una malattia che è cambiata, di un virus che è cambiato, che è mutato come rispetto a 2 anni fa? Ma devo dirle che probabilmente anche in virtù del fatto che incontra una popolazione immune o che comunque ha avuto un contatto e vaccinata, sicuramente sembra avere una clinica diversa, con un impatto minore sull'apparato respiratorio e con invece una localizzazione maggiore sulle alte vie respiratorie, quindi sulla gola, sul naso.
Saranno Tiziana Petrella e Antonio Verna a sfilare oggi davanti al GIP per gli interrogatori nell'inchiesta sugli appalti dell'ASL di Pescara. Dopodomani invece sarà la volta di Vincenzo Marinelli, che con ogni probabilità però non sarà in aula. Proseguono gli interrogatori per gli arrestati nell'ambito dell'inchiesta relativa agli appalti dell'ASL di Pescara, che martedì scorso ha portato ai domiciliari l'imprenditore della sanità Vincenzo Marinelli, il suo collaboratore Graziano Canonico, due funzionari dell'ASL Tiziana Petrella e Antonio Verna e l'imprenditore Fabio Tonelli. I cinque arrestati sono accusati di turbativa d'asta e corruzione. L'inchiesta in totale conta 13 indagati, tra i quali ci sono anche il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e l'ex sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli. Venerdì, davanti al GIP del Tribunale di Pescara Antonella Di Carlo, che ha firmato l'ordinanza di misura cautelare, erano comparsi per l'interrogatorio di garanzia Fabio Tonelli, difeso dall'avvocato Perrucci, e Graziano Canonico, assistito dall'avvocato Rodriguez. Entrambi gli indagati si erano avvalsi della facoltà di non rispondere. Stamattina tocca alla dirigente dell'ASL Tiziana Petrella, personaggio chiave dell'inchiesta, e ad Antonio Verna, che secondo chi indaga sarebbe stato il braccio operativo della Petrella per arrivare a conoscenza delle valutazioni in merito alle gare d'appalto in essere. Regalie e cene sarebbero servite per costruire una rete che consentisse il controllo delle gare e per fare in modo che l'indirizzo fosse ben preciso, condizionandone l'esito. Probabile che anche Petrella e Verna non risponderanno alle domande che verranno poste. Le accuse da parte del pubblico ministero di Giovanni sono di turbativa d'asta per le 5 gare di appalto dell'ASL di Pescara per circa 35 milioni complessivi e corruzione. Mercoledì invece sarà il giorno di Vincenzo Marinelli agli arresti domiciliari, che quasi certamente non sarà in aula per motivi di salute. Ma altra figura di spicco di questa inchiesta, perché secondo l'accusa le valutazioni e gli esiti sarebbero stati pilotati in modo che favorissero le società collegate all'imprenditore pescarese della sanità. Cronaca: un uomo di 82 anni è morto questa mattina nelle campagne di Letto Manoppello in provincia di Pescara, cadendo da alcuni metri mentre stava potando degli alberi. Nonostante l'arrivo immediato dei sanitari del 118, che hanno richiesto l'intervento dell'elicottero poi decollato da Pescara, per l'uomo non c'è stato nulla da fare a causa delle profonde ferite riportate nella caduta. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri. Cambiamo argomento adesso sulla viabilità cittadina. Il sindaco di Pescara Carlo Masci risponde ai rilievi mossi dall'architetto spagnolo Salvador Rueda, autore del piano urbanistico di Barcellona e che nei giorni scorsi aveva selezionato i progetti di Viale Marconi. Sindaco, si parla tanto di viabilità a Pescara, e ne ha parlato anche un famoso architetto spagnolo Salvador Rueda, che è venuto nei giorni scorsi nel capoluogo adriatico. Lei cosa risponde a qualche rilievo che l'architetto spagnolo ha fatto, soprattutto per la mancanza, a suo dire, di marciapiedi a Pescara? Credo che la sintesi del discorso di Rueda sia perfettamente in linea con quello che noi da 27 anni stiamo facendo a Pescara, perché lui ha parlato di spazi più ampi per i pedoni, e a Pescara abbiamo realizzato due grandi isole pedonali, che sono il centro storico e il centro cittadino, e quelle due isole sono state realizzate nel periodo in cui il centrodestra governava. E quindi è stata fatta una scelta chiara di una città più vivibile. Poi ha parlato di mezzi pubblici. Noi abbiamo mezzi pubblici elettrici e stiamo cercando di realizzare una viabilità basata sui mezzi pubblici, quello che dice Rueda, perché il cittadino non deve muoversi con le macchine, e a Pescara c'è un problema di mobilità legata al trasporto privato, perché a Pescara entrano 122.000 macchine al giorno. Ma perché questo succede? Perché oggi non c'è un sistema di trasporto pubblico che garantisca il cittadino, per quanto riguarda i termini di percorrenza, i tempi di percorrenza e anche le frequenze. Invece con
le corsie dedicate, quelle che stiamo realizzando con la strada Parco e con Viale Marconi, sicuramente il trasporto pubblico su percorso dedicato sarà molto competitivo rispetto al trasporto privato e quindi potremo trasferire parte di quelle tante persone che entrano a Pescara con il mezzo privato perché non hanno alternative sul mezzo pubblico. Ci sono le corsie preferenziali, ci sono le due corsie per i mezzi privati, corsie che però in prospettiva possono anche essere eliminate nel momento in cui ci sarà un'altra viabilità, ma questo è un percorso lungo che deve fare la città, un percorso ragionato, non si può fare da un giorno all'altro, così come chi parla dell'inserimento dei sensi unici, poi parlare con me dei sensi unici, che sono quello che 27 anni fa ha fatto il senso unico sulla Riviera e su Viale Bovio, quindi diciamo che le tematiche le ho affrontate, parlare di un senso unico su Viale Marconi vuol dire anche creare un'alternativa di senso unico su un'altra via, quindi sarebbe uno stravolgimento totale. Credo che la cosa più logica, più equilibrata sia proprio quella che è stata realizzata. E a Teramo invece è appena iniziata una riorganizzazione dei parcheggi nel centro storico, sono apparsi i primi parcometri per gli stalli a pagamento, ma il comune intende realizzare anche parcheggi riservati ai residenti. Intanto prosegue la pedonalizzazione di alcune vie centrali come via Sant'Antonio e via Muzzi. Tania Bonnici Castelli. È partita a Teramo la nuova gestione dei parcheggi a pagamento a cura della società Easy Help, vincitrice del bando pubblico, ma che ha già riassorbito i 22 dipendenti della vecchia Tercop. Entrano così in vigore parcometri e tariffe orarie riviste. Le strisce blu, assicura l'assessore Ramo Maurizio Verna, costeranno meno. Oggi c'è un servizio ufficiale, riconosciuto, con la stabilizzazione soprattutto dei 22 ex dipendenti Tercop, quindi siamo molto soddisfatti di questa cosa, soprattutto siamo riusciti anche ad abbassare la tariffa nella seconda ora per i parcheggi blu e quindi questo, come avevamo promesso, poi abbiamo fatto. Poi abbiamo lanciato contemporaneamente un sondaggio per chiedere delle manifestazioni di interesse in merito alle eventuali parcheggi gialli in centro storico per i residenti e a quale prezzo ovviamente disposti a pagare, che generalmente sono anche somme simboliche, e quindi poi questo ci fa capire noi come adottare strategie per all'interno del centro storico per individuare possibilmente delle vie per poter riservare ai residenti che oggi hanno seri problemi per parcheggiare. Resteranno un po' di strisce bianche? Le strisce bianche tendenzialmente nei centri storici ci sono sempre di meno perché appunto c'è o strisce blu o strisce gialle. Vediamo, adesso uscirà fuori seguendo uno studio attraverso questa indicazione dei residenti, in questo studio è compreso anche l'utilizzo di parcheggio San Francesco, San Gabriele e Piazza Dante, quindi anche lì stiamo chiedendo a chi invece fa l'autore pendolare come lo utilizza, se lo utilizza per quali motivi e qual è il prezzo adeguato per loro per poterlo utilizzare, perché molti ci dicono che lo utilizzano per un costo eccessivo. Quindi la pedonalizzazione dei corsi vecchi, che si prevede? Noi abbiamo già lavorato su Corso San Giorgio e su Via Capuani e sta partendo in queste ore la pedonalizzazione di Via Sant'Antonio, che è una via bella, caratteristica di questa città, con diverse attività commerciali che potrebbero riempirla da sera di tavolini, quindi è anche un tratto di Via Muzzi. Noi stiamo lavorando pezzo dopo pezzo per cercare di conquistare spazi pedonali attraverso un equilibrio generale delle funzioni all'interno del centro storico in modo tale da rendere la qualità della vita del centro storico migliore. Questa mattina presso la Camera di Commercio Chieti Pescara sono stati consegnati gli attestati agli studenti dell'Executive Master in Digital Marketing promosso dall'ente. 28 sono stati i premiati. Presidente, si conclude oggi con la consegna di questi diplomi, questo importante progetto che la Camera di Commercio di Chieti Pescara ha sostenuto fortemente. Ma questo è un progetto che noi sosteniamo da anni, questa in effetti è l'ottava edizione,
E grazie in modo particolare al professor Damario, che è una persona veramente in gamba nel suo lavoro. Riusciamo a sfornare tecnici sul digital marketing di livello preparati, e la prova lo dimostra che appena finiscono praticamente il corso trovano subito occupazione. Oggi 28 i ragazzi che premiate con questo diploma, ma si guarda già al futuro, anche perché, come diceva lei poc'anzi, queste sono figure sempre più richieste dal mondo del lavoro. Sì, questo è il numero, diciamo, abbiamo debordato, perché il limite era di 25, siamo arrivati a 28 perché, essendo le attività molto, molto pratiche, diciamo, il numero deve essere anche abbastanza ristretto, perché sarebbe impossibile seguire tutti i ragazzi. I ragazzi si sono meritati questo percorso di 240 ore con veramente i migliori docenti italiani. Faccio un esempio, c'è il Festival di Digital Marketing che si è tenuto a Rimini, il festival più importante, ha decretato due nostri docenti tra i 100 docenti di digital marketing più influenti in Italia, quindi per far capire il livello del percorso formativo. Andiamo a Chieti, adesso tutto pronto per la seconda edizione di Teate Rivive Emozionando, l'iniziativa presentata per il secondo anno consecutivo dalla Confesercenti Teatina, punta ad una rinnovata unione delle energie istituzionali, imprenditoriali e culturali per la rinascita post-Covid. Seconda edizione per Tre Teate Rivive Emozionando, un progetto lanciato lo scorso anno da Confesercenti Chieti con l'obiettivo di promuovere il territorio coniugando le tre anime sinergiche della città, cultura, enogastronomia e shopping. Tre le esperienze già in calendario a cui è possibile partecipare prenotandosi sul sito Teate Events. Un viaggio a tutto tondo all'interno della città tra musei, aperitivi, cenati, oltre alla possibilità di assistere ad un concerto dell'Accademia guidata dal maestro Mazzoccante. Tre vuole promuovere il territorio, come dicevo poc'anzi, e vuole soprattutto invitare tutti coloro che non hanno avuto modo di conoscere le bellezze che Chieti custodisce, invitare appunto a conoscerle, anche e soprattutto per il territorio limitrofo o per i turisti, perché noi ci auguriamo adesso con la stagione estiva che ci possa essere anche un incoming verso la nostra città da parte di turisti stranieri. È un progetto importante di Confesercenti che ha visto la sinergia nostra, la nostra amministrazione con l'assessorato al turismo, con il vice sindaco che ha lavorato molto su questo progetto. Noi come assessorato al commercio non possiamo che essere felici di una iniziativa che coinvolge la città a 360 gradi, è un percorso di marketing territoriale che insieme al nostro sindaco cerchiamo sempre di favorire, perché poi attraverso queste iniziative la città ne beneficia il commercio, assolutamente un indotto importante. Sì, un progetto ormai corposo e consolidato di successo per il quale siamo davvero molto entusiasti, perché siamo non solo alla seconda edizione, ma siamo diciamo a consuntivo di risultati importanti di questo progetto, che ha impattato positivamente sul turismo e sull'economia della nostra città, segnatamente della parte alta, valorizzando tutte le bellezze e portandoci anche questo inverno alla BIT a presentare e a parlare di questo importante progetto, la Borsa Internazionale di Turismo di Milano. La promozione veramente della nostra città, delle nostre bellezze, del nostro territorio, la valorizzazione culturale e la promozione turistica, due aspetti fondamentali da cui ripartire, da cui far ripartire la nostra città, è quello che stiamo facendo. Complimenti a Confesercenti per aver messo in campo questo ambizioso progetto. Adesso apriamo la pagina di sport, ovviamente calcio di Serie C, su fronti differenti, ma è una settimana determinante per il futuro di Pescara e Teramo. I biancazzurri mercoledì dovrebbero vedere la fumata bianca e l'ufficialità con il nuovo allenatore Alberto Colombo. Nello stesso giorno il Diavolo conta di chiudere la partita per l'iscrizione al prossimo campionato.
Settimana decisiva su fronti diversi per Pescara e Teramo, nel senso che le scadenze e le operazioni sono di carattere differente, ma avranno in ogni caso uno sviluppo immediato. In biancazzurro si attende con fiducia l'ultimo sì, quello che porterà all'ufficialità di Alberto Colombo come nuovo allenatore del Delfino. Ormai non ci sono più dubbi e il ballottaggio, ammesso che di ballottaggio si sia mai potuto parlare con Zeman, sembra sbrogliato. Sarà il 48enne tecnico lombardo a guidare il Pescara nella prossima stagione. Raccoglie un'eredità pesante, non sotto il punto di vista dei risultati molto scadenti della stagione appena passata agli archivi, quanto per la necessità di ribaltare completamente il paradigma in riva all'Adriatico e dargli una fisionomia vincente, da un organico di esperienza a uno con meno pedigree ma in grado comunque di portare a casa il piazzamento migliore possibile. La concorrenza nel girone non sarà tremenda, elementi a cui poter dare la responsabilità di un torneo di vertice un po' ci sono e un po' vanno individuati. Chiaro che nella logica delle cose si guardi in casa Monopoli, ultima fermata della carriera di Colombo prima dello sbarco in Abruzzo. Evidente come il primo nome che balza agli occhi sia quello di Gennaro Borrelli. L'attaccante contrattualmente farà lo stesso percorso di Colombo, visto che il prestito in Puglia scade proprio il 30 giugno. E gli 8 gol in 16 presenze in biancoverde, sommato alle partenze di chi c'era l'anno scorso, non fanno altro che rendere pressoché scontata la sua permanenza a Pescara. Servirà anche molto altro, visto i tanti addii che ci sono stati o ci saranno, ma queste sono situazioni assolutamente fisiologiche, il mercato verrà. La questione cogente era quella della guida tecnica e il Pescara l'ha sistemata. Mercoledì potrebbe esserci la fumata bianca e poi si studieranno le linee di intervento sulla rosa. Mercoledì sarà giorno determinante anche per il Teramo, ma per motivazioni profondamente diverse. Non è un mistero che il diavolo stia cercando di mettere a punto la documentazione per la Lega Pro. I termini scadono dopodomani, ma a dare una mano alla dirigenza dovrebbe arrivare il Tribunale di Roma, pronto a sostenere Chierchi e Ciaccia e a sbloccarne una parte dei fondi che mancano al raggiungimento dell'obiettivo. Mancano due mensilità di aprile e maggio che dovrebbero essere liquidate ad ore, mentre per la fideiussione, come anticipato nei giorni scorsi, interverrà l'ex presidente e socio di minoranza Franco Iachini. Se dovesse, come pare, esserci l'ok dalla capitale, anche con l'ausilio delle forze del territorio che hanno risposto presente, l'iscrizione sarebbe assicurata e solo a quel punto si potrebbe iniziare a capire come disegnare una stagione che sarà in ogni caso molto complicata. L'obiettivo principale, quello del mantenimento della categoria, passerà attraverso l'individuazione di uno staff tecnico che avrà il compito di valorizzare spese che non potranno per forza di cose essere eccessive. Ma l'ostacolo principale, ovvero quello di poter partecipare, può essere superato. Una volta regolarizzato il tutto, verrà il momento del campo. Grande giornata di festa quella di sabato pomeriggio a Chieti per il centenario della squadra della città. L'evento ha avuto inizio allo stadio Angelini con la partita tra le vecchie glorie e poi in serata il lungo corteo partito da piazza Valignani per raggiungere piazza Malta tra i cori dei sostenitori neroverdi. Sergio Zappalorto. Sono con il vertice del comitato organizzatore Stefano Marchionno. Stefano, complimenti, complimenti, complimenti perché avete fatto, hai e avete fatto qualcosa di straordinario per il centenario del Chieti. Questa è l'immagine nello stadio, ma le iniziative sono tante, una serata senza fine. Sì, grazie per i complimenti che sono, prendiamo per buoni, però quando si fanno le cose con passione, con amore, anche se ci si impegna, ci si affatica, però abbiamo alla fine sempre il sorriso sulle labbra, perché per noi il Chieti e i colori nero-verde, i nero-verdi sono veramente qualcosa di importante. Quindi oggi vediamo uno stadio di sabato 18 giugno, le persone invece di stare al mare sono qui per assistere alla partita tra le vecchie glorie, e per noi è una veramente grande soddisfazione vedere che nonostante tutto l'amore di questa città verso la Chieti Calcio è ancora vivo e vegeto. Naturalmente il corteo di cui stiamo vedendo alcune immagini è molto bello, il tutto veramente emozionante, ma una curiosità, secondo te come ha risposto la città di Chieti a questo appello del centenario, che avrà altri eventi fino alla fine dell'anno? Ti aspettavi di più oppure sei soddisfatto così finora? No, siamo tutti molto soddisfatti, anche perché
vedere le vetrine addobbate con sciarpette e bandiere nero-verdi è veramente una soddisfazione, un indifferente. Pure sentire alle nostre spalle questo entusiasmo è fantastico, e tutte le persone che stasera ci saranno al corteo e poi la festa in Piazza Malta ci riempie di gioia e di soddisfazione. Anche i giocatori, gli ex, tantissimi ex che hanno vestito la maglia verde, credo che abbiano risposto in maniera soddisfacente. Sì, anzi, questo è una cosa che ancora di più... Motivo di orgoglio per te. Motivo di orgoglio, e fa veramente molto piacere che anche a distanza di 20-30 anni questi ex ragazzi, che oramai sono uomini maturi, ricordano con molto entusiasmo gli anni passati trascorsi a Chieti e sentono ancora di loro la maglia nero-verde sulle spalle, ed è bello vederli correre sul campo anche un po' appesantiti, però con la voglia di esserci e per rendere giusto onore e tributo al primo secolo di vita della nostra squadra del cuore. Vediamo il futuro, l'ultima domanda, sperando naturalmente per le sorti della Calcio Chieti che ci sia un seguito con il passaggio di mano, diciamo così, da Trevisan a non si sa ancora chi, e soprattutto che cosa c'è in arrivo per quanto riguarda i prossimi mesi, sempre per il centenario. Sì, allora parto dall'ultima domanda. Con la manifestazione di oggi che abbiamo organizzato in collaborazione con la Curva Volpi, chiudiamo di fatto il primo semestre dell'anno del centenario del 2022. Quindi da agosto adesso ci prenderemo un po' di pausa, ma stiamo già lavorando per altre iniziative e sperando, e qui vengo alla prima parte della domanda, che la situazione societaria si sviluppi in maniera positiva per la nostra squadra. E quello che sappiamo, leggiamo dai giornali, lo ascoltiamo dai telegiornali, noi ci auguriamo che di qui a breve anche la società sportiva della Chieti Calcio dia questo entusiasmo che questa gente, questi ragazzi, questa città vuole, ha dentro di sé tanta voglia di esserci, di cantare, vogliamo essere felici. E dopo 2 anni di sospensione si è tenuto il terzo Memorial Corrado Roma, una giornata di sport per ricordare una figura fondamentale nello sviluppo del calcio a 5 sia in Abruzzo che in Italia, prima da atleta e poi da allenatore. Finalmente si rivede il Memorial dedicato a Corrado Roma, ci tenevamo tutti, sindaco Ottavio De Martinis, è una soddisfazione enorme, lo voglio sentire da te e poi dalla moglie di Corrado, Roberta, che è qui con me, detta Robby. Allora Ottavio, finalmente ce l'abbiamo fatto, sindaco, l'avevi promesso, dopo il Covid abbiamo ripreso questo contatto che è fondamentale perché Corrado non se l'è mai scordato nessuno. Assolutamente sì, Corrado ha dato tanto alla città, è amato da tutti e tutti lo ricordano sempre con grande affetto. Siamo molto felici di aver potuto riprendere un percorso interrotto a causa del Covid, quando dopo il 2019, insomma, durante il quale abbiamo iniziato questo memorial con gli amici di Corrado, abbiamo dovuto per forza di cose interrompere. Oggi siamo in massa qui al Palaroma di Montesilvano, il ricordo di Corrado per una giornata all'insegna dello sport e dell'amicizia, due elementi che hanno contraddistinto la vita di Corrado. Un quadrangolare con tre squadre, con tre squadre composte dagli amici di Corrado, e una formazione, insomma, che è rappresentativa del comune con il sottoscritto, assessori, consiglieri. Anche. E ce la fate ancora? E ce la mettiamo tutta, diciamo che ci proviamo, ma come dicevo prima lo spirito è quello di soprattutto volto a ricordare Corrado. Roberta, allora ti ho citata, ma c'è anche un pezzo aggiunto, Andrea, uno dei tre figli, giusto? Certo. Allora Roberta, è sempre bello ricordare Corrado perché non è mai scomparso dal monitor, come si dice. Esatto, quindi vedo negli amici tanto entusiasmo nel fare questa cosa, tanta gioia, quindi non è una cosa forzata ma una cosa che viene direttamente dal cuore e si fa in maniera gioiosa, perché penso che avrebbe voluto così anche Corrado, quindi festeggiando la sua vita piuttosto.
piuttosto che quello che è successo dopo. Per cui ci piace festeggiarlo così, ricordarlo così proprio attraverso il calcetto che lui amava tanto, e quindi siamo felicissimi di tutta questa affluenza, del fatto che questa tradizione, grazie al sindaco, sia andata avanti e stia andando avanti. E continuerà, giusto? Continuerà. Assolutamente sì. Andrea, solo una battuta velocissima, fra 2 anni ricorreranno 20 anni. Tu non puoi ricordare tante cose di tuo padre, che ha lasciato comunque una traccia indelebile. In famiglia vi rendete conto di quello che ha fatto papà Corrado? Sì, sì, assolutamente. Io ero piccolo, ma andavo con lui a seguire gli allenamenti, a seguire le partite. Rientrare qui è un brivido, perché mi ricorda quando lui giocava qui con le varie squadre che ha allenato. Sì, ha fatto tanto per il calcio a 5, è stato veramente... diciamo il fondamento, chi l'ha creato, chi l'ha portato a certi livelli, quindi siamo contenti di quello che ha lasciato, sia negli amici sia nelle persone che lo conoscono solo attraverso il calcio a 5, quindi un'emozione grande ritornare qui. I servizi che avete visto, e non solo, anche tante notizie sul nostro sito web www.tv6.it. Termina qui questa edizione del TG6, prossimo aggiornamento alle ore 19. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.